La colazione italiana più famosa al mondo, cappuccino e brioche. Beh, i baristi italiani sono dei maestri a creare questa soffice schiuma di latte. Oggi capiremo come prepararlo anche a casa. Innanzitutto prepariamo un caffè espresso. Un consiglio? Utilizzate latte fresco intero. Meglio che sia freddo, così in questo modo avete più tempo per la preparazione della schiuma. Mettetene sempre metà. Il segreto di una schiuma di latte perfetta sta nelle bollicine, infatti devono essere piccolissime. Proviamo a prepararla. Scaricami un po' di condensa. Poi è molto importante la posizione del brico, guardate, tenendo il brico in questo modo riusciremo ad avere il massimo del risultato, quindi alzate il brico, tenete la lancia del vapore all'interno del latte e aspettate qualche secondo. Se in una prima fase avete delle bolle molto grandi come queste, allora in questo caso vi consiglio di fermarvi un attimo, amalgamare tutto e poi riscaldare nuovamente. Adesso ho raggiunto la temperatura desiderata, che dovrebbe essere in circa 60 gradi. Potete controllarlo tranquillamente con la vostra mano. Diciamo che quando scotta il latte è pronto. Fatto questo, dobbiamo amalgamare bene e lasciare riposare il latte per qualche secondo. Puliamo la lancia del vapore perché è un po' incrostata di latte e poi prepariamo il nostro cappuccino. Anche in questo caso il segreto per un risultato perfetto è quello di amalgamare il più possibile la schiuma con il latte. Così in questo modo riuscirete ad avere un prodotto lucido come questo. Bene, fatto questo, come avete visto, ho creato una piccola macchiolina bianca che magari con un po' di fantasia e qualche strumento in più possiamo rendere più artistica. Infatti, se volete, aggiungendo un po' di cioccolato liquido, potete fare un piccolo cerchio centrale, un altro un po' più grande. E poi semplicemente con uno stuzzicadente andate a piacere a disegnare un po', insomma, fantasia, a creare qualcosa di carino per i vostri ospiti. La cosa bella del cappuccino è che ognuno ha il suo preferito. Ve ne faccio vedere ancora due versioni. Prepariamo l'espresso. Bene, il primo è un caffè gocciato, dove andiamo a mettere solo ed esclusivamente una piccola goccia di schiuma. Viene chiamato anche in certe zone caffè macchiato. Qui invece andiamo a preparare il nostro capo in B, che è tipico di Trieste, B inteso come bicchiere. Voi come lo prendete? Ecco, con le mani.